Ciao ragazzi, oggi è una giornata molto importante perché faremo insieme una ricetta tipica pasquale, la pastiera napoletana. In realtà non è proprio una mia ricetta, ma è una ricetta di una persona a me molto 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 cara. Ma apri! Come Dai, stai? ti trovi proprio per un caffè. Una bella tazza di caffè ci vuole. Ma mi devi dare una mano a fare la pastiera. Facciamo la ricetta, facciamo un bel video per i fan di Facebook. E va bene, Però mi dà proprio la ricetta tua che hai sempre fatto, proprio che sembra. Sì, ora ci mettiamo in opera, ci mettiamo. Buono, sempre buono. Caffè di mamma è sempre buono. Quindi, ma io direi di cominciare a preparare. Ho portato già gli ingredienti. Sì, boh, adesso sparecchiamo. Prepariamo gli ingredienti. Quindi, ma la pasta frolla ci penso io. Ma tu sai fare la pasta frolla? Non ti preoccupare. Voglio proprio vedere se ci riesci. Amico mio! Ciao Alessandro, come stai? Tutto a posto, tu come stai? Bene, bene, che piacere sentirti, sempre un piacere sentirti. Piacere mio, Armando, in Canada tutto ok? In Canada tutto bene, dai, nonostante la situazione teniamo botta. Voi come state? Bene, 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 dai, non c'è male. Ascolti, io ti chiamavo perché devi farmi fare bella figura con mia mamma, che lei fa una pastiera eccezionale. Però io ho detto che facevo io la pasta frolla. Ah, bene. Però poi. Aspetta, quindi mi vuoi chiedere la ricetta della pasta frolla? Sì, perché mi sono ricordato che non sono molto pratico in pasticceria, quindi chi chiamare se non te? Mi dai due chicche al volo? Assolutamente sì, per fare una buona pastiera ci vuole una frolla che sia leggermente elastica, perché quando la metti nel pilottino, nello stampo, non si deve rompere. Siccome la pastiera c'ha un ripieno bello liquido perché contiene molta acqua, deve essere una frolla che poi non deve assorbire l'umidità del ripieno e quindi deve essere una frolla non particolare, ma bisogna porre un po' di attenzione quando la si va a fare. Ok. Adesso io ti dico la ricetta e ti dico come la devi eseguire. Metti un giro di farina, usi 500 g di farina di grano tenero, 150 g di burro e 125 g di zucchero a velo. Così utilizzando lo zucchero a velo si scioglie prima perché è già ridotto in polvere. Si distribuisce meglio nell'impasto, diciamo. Assolutamente okay, sì. 100 grammi di uova, in questo caso usiamo uova intere perché mi serve l'acqua dell'albume per stimolare quel minimo di glutine della farina, così fa venire la frolla leggermente elastica. Poi per chiudere 2 grammi di sale che nella frolla funge da correttore di umidità. Per quanto riguarda gli aromi, ovviamente la vaniglia, il limone, l'arancia sono ben accette. Senti, io ti ringrazio di cuore, non vedo l'ora di vederti, Armando, davvero. Buona Pasqua e poi ci sentiamo telefonicamente. Buona Pasqua, buona pastiera. Poi mi raccomando, voglio vedere i risultati. Sei il top, un bacio. Ciao Armando, ti voglio bene. Ciao, ciao. Allora, intanto sto mettendo un attimino in ordine, mi sto facendo tutte le pesate, ma però visto che qua ci sono solo le uova, tu poi ce l'hai per l'impasto della pastiera? No, devo andare a prendere. Allora, mentre preparo la pasta frolla, se può scendere un secondo giù. Allora vado. Perfetto, ma grazie. Ok, allora. Ma giù. Mia mamma non lo sa che ho sentito Armando per la pasta frolla, perché la sua pasta frolla, quella di mia mamma, è buonissima e io devo cercare di fare di meglio. Quindi adesso, mentre lei va a comprare le uova, io provo a fare questo capolavoro di pasta frolla. Allora ragazzi, gli ingredienti per la pasta frolla sono mezzo chilo di farina, 250 g di burro, 2 uova, 120 g di zucchero a velo. Mi raccomando, lo zucchero a velo, così come vi ha spiegato prima Armando, riesce a distribuirsi meglio nel nostro impasto, un pizzico di sale e una grattugiata di limone. Ok? Cominciamo subito versando la farina nel contenitore e andiamo a creare una sorta di sabbia con il burro. Come vedete il burro è molto morbido, l'ho tenuto a temperatura ambiente e vado a inserirlo pian pianino
nella farina. Allora, adesso creiamo una sabbia praticamente. Andiamo a miscelare burro e farina e creiamo una sorta di sabbia. Vedrete che dopo un po' la consistenza sarà proprio sabbiosa, in questo modo. Ecco, guardate, raggiunta questa consistenza, diventa una sorta di sabbiolina. Spostiamo la ciotolina qua e poi prendiamo la nostra ciotola con dentro lo zucchero a velo e andiamo a rompere due uova all'interno, in questo modo. Ci muniamo di una forchetta e iniziamo a miscelare zucchero e uova. Andiamo ad emulsionare tutto lo zucchero con le uova, facendo molta attenzione. Se avete un frustino, utilizzate un frustino, ma attrezzi moderni a casa di mia mamma non se ne trovano, quindi ci arrangiamo con una forchetta. Pizzico di sale e, arrivati a questo punto, combino un macello, lo sistemo e poi finalmente posso versare la mia emulsione, il mio composto, nella sabbiolina precedente, in questo modo. Grattugia, limone e andiamo a grattugiare un po' di zesti di limone. Mi raccomando, solo la parte gialla, e mi raccomando di utilizzare un limone biologico quando utilizzate, diciamo, i zesti di limone all'interno dei vostri preparati. E impastiamo il tutto. Ovviamente se avete una planetaria utilizzate anche una planetaria, fate molto 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 prima. Però attenzione, perché la pasta frolla non deve impastare tanto, perché appunto non si deve legare tanto il glutine, sennò dopo ci darà un senso molto al morso, molto elastico. Una volta che il composto si è unito, lo riportiamo sul nostro piano di lavoro e andiamo ad impastare la nostra frolla in questo modo. Una volta raggiunti questa consistenza qua, prendiamo la pellicola, così, la schiacciamo leggermente e la chiudiamo in questo modo. Olè. Allora, voglio, questa la riponiamo in frigo. In realtà sarebbe meglio che la preparate la sera prima, così diamo modo a tutti i grassi con la farina di compattarsi a dovere, però anche un'oretta, una mezz'oretta che la facciamo riposare in frigo. Va buono? Allora, in realtà, nella pasta frolla possiamo aggiungere anche una bacca di vaniglia, se vi piace. In questo modo renderà ancora più gusto. È andata mia mamma. Ha preso le uova. Perfetto. Guarda qua, ma. Ah, brava. Non me l'aspettavo proprio che... Pasta frolla, ora vediamo se è più buona la mia o la tua. Però ora tocca a te nella preparazione dell'impasto del grano. Buonasera a tutti. Io vi propongo la mia pastiera di grano. Mezzo chilo di grano mettiamo. Metto il latte. 150 grammi di latte. Metto le gocce di arancia e limone, una noce di burro. Quanto sarà? 50 grammi più o meno? Di meno, sì, però più o meno 50 grammi. Un pizzico di sale. Ok, quindi il sale quanto basta. E andiamo. Che fuoco medio, alto? Fuoco alto, aspetta. Ma lo facciamo andare in ebollizione. Leggero bollore, no? Deve essere. Si fa una cremina, tipo, no? Sì, si deve fare una cremina, bravo. Ma quanti anni hai fatto la tua prima pastiera? Quando avevo 22 anni. Dopo 22, ti ricordi 22 anni? Ero giovanissima. E chi ti ha insegnato? Mia nonna. E c'aveva un metodo diverso? È un po' così. Tu adesso la fai senza la crema. Invece ci mettevo pure la crema dentro. Cioè più latte gli mettevi? Un po' più latte, che si doveva coprire il grano. Quanto deve stare adesso sul fuoco? Da un quarto d'ora a 20 minuti.
Ma da quanti anni che non facevamo la pastiera insieme? Da che eri piccolo. Ti ricordi? Mi ricordo che quando ero piccolino ti mettevo a girare il grano. E poi le striscioline, tagliavo le striscioline, mi ricordo, con le rotelline. Facciamo vedere la consistenza. Quando possiamo spegnere, sono passati più o meno 15 minuti, 10-15 minuti, sono trascorsi. Allora, adesso è pronto, ma lo mettiamo a raffreddare. Allora, abbiamo messo a raffreddare il grano in una ciotola diversa. A questo punto prepariamo il ripieno, no? Una volta che è preparato il grano, ci concentriamo sulla ricotta. Bravo. Abbiamo preparato mezzo chilo di ricotta. E mezzo chilo di zucchero. Mezzo chilo di zucchero e lo mettiamo all'interno. Qua. In questo modo. Qua. Andiamo ad amalgamare, ad emulsionare zucchero e ricotta. Allora, poi, adesso togliamo la scorza di arancia dal grano. Lo devi setacciarlo questo un pochino? Eh sì. Allora io ne passo una metà. Faccio metà passato e metà perché ci vuole il pezzettino. Si deve sentire anche un po' di grano. Un po' di grano in bocca si deve sentire. Adesso mettiamo prima le uova? No, puoi mettere pure già il grano. Poi prendiamo il grano cotto. Tre uova intere e due tuorli. Poi mettiamo una bacca di vaniglia. E qua un tocco diverso. Non andremo a mettere la semplice fialetta di fior d'arancio, che comunque contiene del glicole propilenico, ma metteremo un olio essenziale di zanara fior d'arancio. Prendiamo un frustino e cominciamo ad agitare forte forte. Bene, una volta arrivati a questa consistenza, io direi che possiamo cominciare con la pasta frolla, giusto? Sì, vai. Ecco come si presenta dopo diverse ore. Diamo uno spolvero di farina sul piano di lavoro, non tantissima e non troppa. Versiamo sopra, così, un altro spolvero di farina. Andiamo a ritagliarci un terzo del, più o meno, del nostro composto per le striscioline poi finali sopra. Bene, arrivati a questo punto, arrotoliamo la nostra pasta sul nostro mattarello in questo modo leggero. Abbiamo imburrato lo stampo e lo facciamo scivolare in questo modo. Lo facciamo scendere e aderire al nostro vassoio e stesso col mattarello andiamo a togliere l'eccesso. Bucherelliamo e adesso direi che possiamo versare il nostro composto. Con questa preparazione qua mi vengono circa per due pastiere. Riempito il nostro stampo, andiamo con le striscette. Tagliamo 7 strisce, ci aiutiamo con il mattarello. Ok, adesso le adagiamo in questo modo, dopo le tagliamo. Arrivati a questo punto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e più o meno andrà cotta per un'ora. Ragazzi, è passata un'ora dalla cottura, l'abbiamo fatta riposare ulteriormente qualche ora. Intanto ho messo a posto un po' la cucina a mia mamma perché sembrava fosse scoppiata una bomba. E la prendiamo, vediamo che si è già rilassata leggermente. Eccola qua. Adesso io direi di raccontarvi un piccolo aneddoto molto simpatico, ma vieni un attimo perché stavo guardando proprio il libricino della ricetta originale
Che quanti anni hai detto che ha questo libricino della ricetta? Sono 30 anni. Vieni, mamma. 30 anni che ce l'ho. Cioè, se guardate, non so se si vede bene, c'è proprio, poi a parte qualche errore ortografico, non lo so. E te lo custodisci veramente con tanto affetto da 30 anni. Sì. E volevo dire anche un'altra cosa, che in realtà questa ricetta che abbiamo fatto della pastiera, manca la crema pasticcera tu metti all'interno, giusto? Sì. E se vuoi dare la ricetta, la diamo subito, che così per chi volesse farla con la crema potete miscelarla al composto di ricotta e vi assicuro che viene ancora più gustosa. Noi diciamo per tradizione adesso non l'abbiamo messa, ma lei come consuetudine invece la mette sempre. Quindi per la crema abbiamo 500 g di latte, 2 tazze di farina, 2 tazze di zucchero e 2 uova. E 2 uova, sì. Dopo raffreddato tutto passare. Ok, perfetto ragazzi, quindi aggiungetela e vi garantisco che il risultato sarà eccezionale, un po' diciamo diversa dal solito, ma davvero sarà il top. Ecco sua maestà la pastiera. Dai, è venuta bella mano? Bella, bella, bella. Io, però manca ancora una cosa, manca lo zucchero a velo che lo metti. Va buono? Lo metto io. Vai. Ragazzi, adesso è arrivato il momento del taglio. Allora, vediamo cosa si cela all'interno. Il tovagliolo sta. Ok. Eccola qua. Sua maestà la pastiera. Poggiamo sul tovagliolino. Assaggiati. Io direi di assaggiarla allora e vedere questa pasta frolla com'è. Bella. Ragazzi, dovete assolutamente provare a farla anche voi a casa. Io vi ringrazio per l'attenzione per questa ricetta, se vogliamo un pochino insolita, l'abbiamo fatta molto velocemente, quindi magari se non siamo stati perfetti vi chiediamo anche scusa, ma ciò che era importante per me oggi era trascorrere un po' di tempo con mia mamma, che causa Covid diciamo ci stiamo vedendo veramente pochissimo. Quindi grazie davvero per la vostra attenzione. Grazie. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanellina e a 5000 like faccio un altro episodio con mia mamma dove vi darà un'altra sua ricetta in quel libricino fantastico. Quindi ragazzi vi aspetto, ma vi faccio salutare da mia mamma. Ciao a tutti.